Sono le ore? Lo dico subito. Sì. 11. 11 spaccate. E siamo arrivati al check-in e c'è già qualche nostro compagno di viaggio. Allora, abbiamo al primo, il moderatore più bello d'Italia, Beputz. Ma non devi scappare! Mi stai spingendo. Non ti sto spingendo. Sì, mi stai spingendo. Non ti preoccupare se ti viene contro. Abbiamo Lobbizzero. Lui è quello con più soldi. Io non tornerò a casa per colpa sua, sappiate. No, vabbè, queste dichiarazioni mi fanno forti. Abbiamo due dottori. Sì, lui. Ciao. Lui. I medici sembra una serie in Toscana, i medici. Però... sono venuti solo per me. Sì. Però a tua completa disposizione, speriamo che non mi serva. No, spero. Cioè, mi tocco. Salve, Simo, come stai? Tutto bene, agitato come sempre. Ormai questa è la vita mia, però siamo pronti. Parterre d'eccezione. Sì, parterre d'eccezione. Zari, Rosy, Mati, Anna, Nico e Ali. Però mancano ancora due persone e il più atteso, la guida che si chiama Guido. Voi starete dicendo, ma è vero? Sì, è vero. È arrivato. Lui è l'uomo che ci dovrà riportare anche indietro. Forse. Partiamo benissimo. Guido, la guida. Guido, la guida. Poi abbiamo Jerry. Jerry Calà. Grazie, Calde. Jerry. Grazie di tutto. Chiara. Ciao, Chiara. Ciao. Benvenuta. Hai comprato delle cuffie nuove? Sì. Stai ascoltando la musica? Sono cuffie in memory foam. Partire. Siamo sull'aereo. L'aereo è veramente incredibile. Wow. Telecamerina che riprende l'aereo da fuori. Cioè, questa telecamera è in punta al pezzo più alto dell'aereo. Sì, ci sono tre telecamere. Mica. Ciao. Luca tra un po' dorme. Non ce la fa più, un uomo distrutto. E chi è che mi sta parlando nelle orecchie? Boh, non lo so. Ci hanno portato del cibo. Com'è? Dai, non male. Buon appetito, Lu. Chicken and pasta, chicken and pasta. Questa sarà la cosa più buona di tutto il pranzo. Cioccolatino. Andiamo per atterrare. Siamo arrivati a Dubai dopo 6 ore di aereo. Ci sono portato abbastanza bene, più o meno. E adesso 4 ore di attesa e poi altre 10 ore di aereo direzione Tokyo. 9:45. Io non ce la posso fare, cioè lo dico apertamente, lo dichiaro, non ce la posso fare. Allora, siamo arrivati a Tokyo e in questo momento siamo ufficialmente in Giappone. Le facce sono le seguenti. No, io mi devo mettere gli occhiali. Sfranti. Tutti sfranti. Quanto sei sfranto? No, un po'. Siamo in treno, abbiamo preso il nostro primo treno. Qua in treno si sta. Sì, siamo appena usciti dall'aeroporto, ci abbiamo messo 400 anni, ma più che altro per prelevare i soldi, fare i pass, le cose. Adesso abbiamo preso il treno, ci dirigiamo verso Tokyo. Poi dobbiamo prendere metro, siamo veramente stanchi. Cos'è questo coso? Ciao, ragazzi, ciao. Abbiamo appena scoperto una cosa, che se tu vuoi parlare con i tuoi amici, sì, se ti sta sulle palle Luca, e vuoi parlare con Anna e Rosy. Oh, aiuto. Passano le ginocchia. Problemi essere un sacco come Beppe. In realtà credo che questo sia il sistema in automatico, che quando ritorna dall'altra parte si gira in automatico in tutti i quanti. Ma quante ne sa Francesco? Madonna, quante ne sai, Fra? Sono curato. Dottore in giapponologia. Siamo venuti al Combini perché ormai è tutto chiuso, abbiamo fatto un po' di spesa qui. Matt sta per provare, che cos'è? Vabbè, un morso, dai. Ma non si mangia, è legato. Che cos'è? Ma che cos'è? Ma che ne so? Ale, che cos'è quello che sta mangiando? È un tonkatsu sando.
Com'è? È una cotoletta di maiale, tonkatsu. Ah no, ho capito al volo. È amara. Fammi assaggiare. C'è una salsa strana. La salsa del tonkatsu. Ah, buono. Quello che mi ha scaldato, ma sì. Sono da salsa barbecue. Attivo. A me non piace. È salsa barbecue. È piccante però. È salsa tonkatsu. Per fare colazione, siccome è tutto chiuso, come vi ho detto prima, siamo venuti al Combini che abbiamo vicino all'hotel. Sono confuso. Sì. Questo è formaggio, no? Penso di sì. Sì. Maionese. Maionese. Vabbè. Siamo degli imbecilli, raga, c'è qua il pirullo. È un barattolo di maionese. È un barattolo di maionese. Non è un formaggio. Tra le cose più buone al Combini, secondo me i panini, i sandwich, veramente top. Ieri abbiamo provato questo qua che è il tonkatsu, veramente buono, non pensavo, sinceramente questo mi sarei creduto, però vi giuro che vorrei provare nei prossimi giorni questo con le fragole. La notte ha piovuto e anche stamattina ha piovuto e quindi siamo usciti con kiwi, giacca, felpa. Ragazzi, c'è un'umidità pazzesca, ma proprio si suda. 500%. Si suda, noi pensavamo, boh, piovuto come da noi, no, esci qua fresco. Mamma mia, non c'è ossigeno. Cosa che abbiamo scoperto oggi? Che sostanzialmente tutti i negozi in Giappone aprono relativamente tardi rispetto all'Italia. Cioè, vabbè, oggi è domenica, quindi è un po' spettrale, non c'è nessuno. Sono le 7:30 del mattino. Però tutti i negozi aprono alle 11, alle 10, vedete, questa è una pasticceria per le 11 addirittura. E quindi, boh, se la prendono comoda. Buongiorno, primo giorno ufficiale a Tokyo, abbiamo una guida d'eccellenza perché Alessandra, che è una nostra fans, fans di vecchia data, vive a Tokyo e quindi ci porterà in giro. Ed è molto bello avere una guida sul posto, perché sennò ti perdi, gratis. Quindi gratis. Dove siamo adesso? Siamo al Palazzo delle Informazioni Turistiche di Asakusa. Siamo venuti a chiedere informazioni in alto. Come sapete Luca ha un po' paura dell'altezza, me la godo però è il momento giusto per affrontarla, quindi prego, vieni. C'è il vento che ti arriva... Allora, questo è facile da superare perché c'è un vetro e c'è una grata, che cacchio è? C'è un fiume lì, che è il... C'ha detto il Tamigi. Il pennellone che vedete lì è lo Sky Tree, dove gli altri dopo saliranno mentre io metto invece. Guarda, sì, è decisamente troppo alto per me. E invece quella coda dorata è il palazzo tipo della birra. Ci è stato detto, dovrebbe rappresentare la birra, il dorato con la schiuma sopra. In teoria questa era l'idea dei giapponesi. E poi c'è Mimaru, che non so cosa sia. E c'è un Burger King. E c'è un Burger King, così. Ma loro hanno le spade, hanno le katane loro. No, secondo me... Penso sì. No, educazione tecnica hanno... Educazione tecnica, sì. Qua siamo nella C'è questa via immensa di negozietti che porta al tempio Sensoji. 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 Questa, ragazzi, attenzione, questa è la via dove... Oddio! Oddio, è lui, uno degli Yakuza. L'odore è proprio quello che mi immaginavo. Cioè un perenne fritto misto a... Che cosa ha detto che doveva andare? Soia. Allora, ragazzi, ho trovato un bagno e quello che ho capito qui in Giappone per adesso è che appena ne trovi uno devi farla. Tutti fermi qui per comprare cosa? Il mochi con le frasi. Il mochi con le yodango. Yodango sarebbero le tre palline di riso. E sopra c'è il koshian, che sarebbe l'anko. Ok. L'anko sarebbe la pasta di fagioli rossi. Ho preso... Cosa ho preso? Odango. Patate dolci e koshan. Oddio, come tiro? Sempre stare a buono? No, è buono, Luca. Non è buono. Se non ti piace è pastoso, è mocio. È mocio. È riso pallottato. Sì, ma prima cosa bocciata. Andiamo a provare almeno un pan. Sì. Andiamo.
pensi che siano lanterne per, non so, ricordare qualche caduto? Cultura, bella la cultura giapponese. No, sponsor, pubblicità. Sono sponsor. Cosa che sanno veramente in pochi, amore mio, è che in Giappone non ci sono i cestini per strada. Sai? Come mai? Perché praticamente c'è stato un attentato nel, non mi ricordo, 2000-2001. Hanno deciso, anzi no, forse prima, hanno deciso di togliere tutti i cestini perché li avevano usati per piazzare le bombe. Allora li hanno tolti in tutto. Sembra un po' eccessivo posti, comunque. Praticamente l'immondizia te la porti a casa. Benissimo. Infatti, hanno tutti delle tasche lunghissime. Però, però in giro è veramente tutto pulito, non c'è una carta per terra, non c'è un mozzicone di sigarette, niente, niente. Tra l'altro, chi fuma deve andare in aree specifiche per fumare. Sì. Quindi è veramente tutto pulito e lindo. Allora, prima di tutto ci si purifica l'incensiere. Ok. Prendi l'incenso e te lo porti sulla testa, sulle mani. Ok. Bravo. Due. Ti sei già... Ok, poi? Poi si lavano le mani e la bocca. Ci si lava le mani e la bocca? Vai. Due. Poi mettitene un po' in mano, bocca, sputa. E questo è? Mi purifica dalle cattive intenzioni, è cattivissimo. Ho fatto delle cose orrende. Adesso sono pulito. Ti senti? Mi sento meglio, sì, più leggero. Parte finale del rituale, praticamente si prende una monetina e si fa la preghiera. Quindi si lancia, si battono le mani. Fai così, poi l'inchino, poi la preghierina, poi l'inchino di nuovo e te fai. Ok. Lo faremo, o non lo riprenderemo. Shakera. Shakera. Shakera poi. Come dovrebbe uscire? Niente, perché non porto. Ok. Bisogna cercarlo, quindi dovrebbe essere. 32. 32. Sei quasi. Ora. Prendo. Prendi. Il primo, chiudi. Cos'è la traduzione? In inglese. Gira. Ah, portura normale. No, poteva andare peggio. Allora, le cose che speri si realizzano, la malattia ci vuole un po', ma ti salvi. Le cose che sei... Cosa? Aspetta, torna indietro. Sì. Cosa vuol dire ci vuole un po' la malattia, ma ti salvi? Dice, ci vorrà un po' per guarire, però non è un problema per la tua vita, non morirai. La persona che stai aspettando ci vuole un po', mi arriverà. No, prima era la malattia, prima la persona. Trasferimenti, costruzione case, tutto a posto. Matrimoni, relazioni, tutto a posto. Benissimo. Abbiamo preso delle polpettine di polpo, di polipo. Takoyaki. Ah, takoyaki, takoyaki. Vabbè, proviamo. Ah, proprio così, tutta intera. Ma che cazzo c'è dentro? Sembra una palla di... Hai presente la pasta per la pizza? Sì. Non cotta, cruda. Penso di essermi missionato tutti gli organi del corpo. Pensavo fosse dura. Una polpetta dura, invece sembra pasta della pizza. Non cotto. E dentro c'è il polpo che è tipo scottato. Ma questo è il famoso melon pan, che è identico alla nostra tartaruga italiana. Da noi, soprattutto a Torino, c'è, si chiama tartaruga. E qua si chiama melon pan perché ha forma di melone. Perché ha forma di melone, dicono. L'ho preso gusto vanilla. Di vaniglia. 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 Si dice vaniglia. Diviso a metà, devo dire. È molto dolce. Allora, sembra la brioche col gelato. Ma è freddo dentro? No, dentro è freddo. No. Il pane è caldo. Quindi andiamo a cagare tempo. Sì. No, amore, non lo fare. Però è veramente buono. Giuro. Una delle cose più buone che abbia mai mangiato, e da quando siamo in Giappone è la cosa più buona che ho mangiato, il melon pan, super buono approvato. Buono anche solo così? Okay. Io ho preso semplice, senza ripieno, veramente veramente buono. Cosa hai preso? Allora, questo è formaggio, proprio un pezzone di formaggio, fritto con le patate e ho messo la mostarda sopra. Questo è veramente fritto e unto, vai. Con il bastone hai mangiato. Com'è? Sì? Sì, ma fritto così. Aspetta. Come formaggio fritto, ma può essere solo buono. Sa di olio. È proprio unto. Sa di un vagone di olio con tantissimo formaggio. Però. Buono.
Dovete sapere che il Giappone è sostanzialmente la seconda patria del baseball, perché vabbè, la prima ovviamente è l'America, la seconda è il Giappone. Io da grandissimo appassionato ho trovato un batting center e siamo venuti a un batting center. Cos'è un batting center? C'è un lanciatore virtuale che ti lancia le palle e tira delle stecche allucinanti, puoi decidere la difficoltà, quindi 70, 90, 110, 130 km all'ora. Abbiamo 20 lanci a testa, vediamo cosa succederà. Cosa ho appena visto? Bello. Dritto, il gomito. Dritto. Così, bravo, più largo. Bravo. Adesso vi rendete conto quanto cazzo è difficile. Ah, questa era alta, beh. Quasi. Oh! Bella. Alta. Attenzione! Bello, bello! Bello! Dai, l'ultimo! Figuracce imbarazzante! Primo pranzo qui a Tokyo, siamo entrati totalmente a caso nel posto e hanno portato questa cosa. Raga, ma io ci credo, cioè non è che olio. No, acqua sporca. Io ho preso degli udon e quel brodo ovviamente non lo berrò per chiari problemi di intestino. Della tempura. Loro hanno preso degli udon con il manzo. Sì. Con la carne. Sto mettendo il mangiare per pesce, guarda, uguale. Il problema, come sempre, è riuscire a usare questa, che proprio non fa parte del mio essere. Ce l'ho fatta, raga. Pensavo peggio. Allora, belli gommosi. E hanno il retrogusto di porro? Sì, è porro. Luca, veramente una persona che non si ambienta. Con le forchette, che schifo. Come non mi ambienti? Io ho messo il mangiare per i pesci. Che mi si dice? Mizu. Ah, ok. Oddio, che cazzo abbiamo mangiato? Giuro, non so cosa mi sono messo in bocca. Tu stai mangiando una cosa che guardate, raga, un clicker. Metti, dove l'ho mangiato oggi? Non lo so. Un clicker. La tempura. Comunque, mi sa che adesso la forca la chiedo pure io. Già rotto le palle. Buoni, però preferisco quelli di soba. Buono, ma quel brodo. Pesantino, pesantino. Benvenuti in piazza Gao Aulenti di Tokyo. Lei l'abbiamo trovata qui e... è impazzita. Vai, cammina, fai la sfilata tipo videoclip. Sì, pazza, dammi di più. Quello stronzetto che vedete lassù in alto, giallo, che esce, teoricamente dovrebbe essere la schiuma della birra che esce da questa enorme tazza boccale. Però il problema è che sembra una l'hanno cacca. Fatto veramente di merda, cioè sì. Sembra... cioè è fatto di merda e sembra proprio sembra una merda. Ci stiamo dirigendo allo Sky Tree, dove io non salirò assolutamente perché sono un fifone delle altezze. Vi lascerò poi nelle mani di Stefania, che col suo fantastico telefono ci farà vedere la vista da lassù. Io rimarrò con Luca, che purtroppo deve essere accudito perché da solo non sta. Soffriamo di vertigini tutti e due. Se salgo lassù penso che deve venire l'elicottero a prendermi, quindi insomma stiamo cercando di capire cosa sta succedendo. Allora, dovrebbe essere una panchina. Ditemelo voi. Amore, dove siamo? Al Pokémon Center. Non ci
una cosa fantastica. Questo. Che è un tappo per le tue salviettine che hai aperto. E tu ci metti questo e diventano le salviettine dei Pokémon. Questo è tutto pelosissimo. Lui in realtà è una nuvola. Questa è veramente bella. Pikachu! Abbiamo trovato un mega negozio di Harry Potter. Benvenuti a casa, signori. Ci siamo. Ho visto già il cappello. Bellissimo. Le cose per i bambini ci sono un sacco. Devo prendere vestiti di Hagrid per... Però il cappello. Bello. Quanto costano le bacchette? 7.500. Ma queste sono quelle fighe. Hermione, Ron, sono le bacchette, Sirius. Il cappello. Cos'è? Boccino d'oro. Boccino. C'è un boccino dentro? 1700. Sì, penso di sì. I libri in giapponese. Sai che potrei comprarlo e capirlo? Talmente di sua memoria. Ci sono le magliette. C'è questo maglioncino, fighissimo. Beh, sai cosa c'è? Cioè le taglie per i bambini, tu sei un bambinone. Sì, ma devono capire che io sono nato quando, nel senso, io avevo 10 anni quando ho visto Harry Potter. Ora sono cresciuto e devono farmi le cose per me. Ma questo è L per dire? L già per una persona, cioè io non ci sto. Allora raga, siamo al piano terra dello Sky Tree. Sky Tree. Lemon Tree. Sì. E tra pochissimo prendiamo l'ascensore che ci porta fin su. Quanto è alta? In totale 634 fucking metri. E niente. Stiamo salendo, lassù c'è un video. Tra l'altro in realtà su quel monitor là c'è un video. Da 600 metri al minuto. Ma stiamo salendo così veloce. Sono già 150 metri. Ogni 5 metri vi si tappano le orecchie. Oddio. Orecchie tappate. Madonna raga, sembra di stare in aereo. Ok, a che piano siamo? Siamo a 3.50. Siamo a 3.50. Ok, oh fuck. C'è già qualcosa da vedere. Siamo a 350 metri di altezza sulla Sky Tree. Fuori di testa. Vengono i brividi. Qua praticamente è possibile fare tipo la foto. Servizio fotografico. Stiamo salendo, raga. Ci siamo noi nel riflesso. Intanto qua è tutto Disney. Guardate che hanno fatto pure il monitor. Assurdo, in mezzo secondo siamo arrivati su. Oh mio Dio, i brividi! Mamma mia! Mi viene da piangere. Sì, io sono piaciuto. Mi viene da piangere. Raga, Madonna, raga, cioè non ho parole. Guardate che roba, non rende proprio in video, raga, è un'emozione unica. Guardate che roba. Qua c'è un pezzo in cui c'è il vetro e ci puoi camminare sopra. Ovviamente siamo sempre qua su. Andiamo. Oddio. Oddio, di qua è più bello. Ehi, chiedi a Max se ci prende al volo. Andare avanti che sennò cado di sotto.
Cado per le scale in Giappone. Sarebbe stata la ripresa del secolo, Finisco in ospedale in Giappone. Cosa hai preso? Allora, ho preso degli spaghetti udon con, credo, della carne fritta. Non so se sarà pollo o che cosa sarà. E poi ci sono queste cose verdi che non ho minimamente idea di cosa siano. Sono alghe, ok, va bene. Un crocchettone di... Sì, un crocchettone, adesso scopriamo di più. Io invece ho preso la soba con una tempura di gamberi. E una tempura di gamberi con del riso, molto semplice. Qua abbiamo del brodo che non berrò mai perché... Io sappiate che non so tenere le bacchette, quindi ho dei problemi. Però piano piano. Il gambero. Buon appetito, raga. Buono il gambero. Buono quello. Il riso, vabbè. Classic, molto, molto buono. Vorrei anche un po' più di salsa. Proviamo la soba. Non riusciremo a fare le palle di sacchetti. Soba veramente buona. E vabbè, ma sono pazzi. Cazzo, c'è soba per 5 persone. Secondo me quest'alga la ridò la natura uguale. Scusami, cosa hai trovato? Un paradiso. Ma dove siamo? Non ha senso. Ma così? Ma senza motivo. Ma dove siamo? Dove siamo? Che senso? Dove siamo? In Giappone. Siamo alla metro. Ah, la metro, sì, siamo. Siamo nella cazzo di metro. Questa è una stazione della metro, precisamente la stazione di Akasaka. Guardate che roba. Tutto tema Harry Potter, perché lì c'è l'Harry Potter Caffè, lì c'è la giratempo. Pazzesco, veramente pazzesco. Gente, ma di cosa stiamo parlando? Guardate che roba incredibile. Harry Potter Cafe. Pazzesco. Bellissimo, poi è bellissimo proprio questo posto qua, questo pezzo qua, con tutte le cucine così. Harry Potter Store. Sì, vabbè, dai. Lancio la carta dentro, padre.